Un'opportunità per me, un altro anno stimolante. Cercavo un altro anno stimolante perché ho voglia di ancora di fare e di dare tanto. E la piazza di Avezzano, detta anche da colleghi che ho sentito, è una piazza importante e infatti sono contento di aver trovato questa piazza stimolante. Beh, le promesse penso che le fanno quasi tutte uguali, le facciamo noi giocatori. Prometto di dare il massimo, come le solite promesse di tutti. Io so perché il direttore mi ha scelto e perché il presidente mi ha scelto. Darò tutto me stesso per ripagarli sotto forma di gol, perché tanto bisogna dire le cose come stanno. E per quello che il direttore mi ha chiamato, mi ha dato la fiducia e spero di farne tanti e di esultare tante volte sotto la curva. È un giocatore importante per la categoria, lo dimostrano i numeri, negli ultimi anni ha fatto benissimo, ha fatto sempre tanti gol. Diciamo, è stato il primo, nel momento in cui ho avuto l'incarico da Avezzano, è stato il primo nome fatto al presidente. Credo tanto in lui, è un professionista esemplare, un ragazzo che è sempre a disposizione dei compagni, al di là del fatto che ha fatto, ripeto, tanti gol negli ultimi anni. Difetti ne ha tanti, rompiscatole, ma è un rompiscatole positivo perché cerca sempre di ottenere il massimo sia dalla società sia dai suoi compagni. Quindi questo può essere un difetto, però tante volte può essere anche un pregio. Non gli piacciono le cose fatte tanto per fare, gli piace fare le cose fatte per bene e così come le fa lui, le pretende anche dagli altri. Quindi sono contentissimo, insomma, che ha deciso di sposare il nostro progetto. Sicuramente entra in un contesto e in un parco attaccanti importante. E spero e mi auguro, anzi ne sono sicuro, che ci darà tante soddisfazioni a noi società e sicuramente ai tifosi dell'Avezzano.